I cani combattono meglio degli uomini. Grazie, Kevin. Kevin? Si è rotta la zampa? No! Kevin! Temo proprio che sia ferita. Beh, sì. Non ce la farà a tornare dai suoi piccoli da sola. D'accordo. Suppongo che glielo dobbiamo. Aiutiamola. Ma perché adesso i sottotitoli sono scomparsi? Pezzi di merda. Ci siamo quasi, Kevin. Presto starai con i tuoi piccoli. Hai sentito, Ellie? Il ragazzino pensa che il pennuto capisca. Forse il pennuto non è in grado di comprendere, ma io, Alfa, so comprendere ogni cosa. Consegnerete a me il pennuto, poi io lo porterò al mio padrone. Oh no, aspetta. E uno è andato. E io continuo. Dov'è? Morto. Allora, aspetta. Non ho ben... cioè, ho capito cosa devo fare. Però aspetta. Ok, tu Kevin. Sì, Kevin. Russell, porta il sasso. Sì, certo. Un vero esploratore è sempre pronto. Un vero esploratore caccia giù quel cane. Giù dalla scarpata. Dai però. Doppio colpo. È andato? Ok, questo è andato. E altro cane è andato. Su, 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 dai, 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 dai. Provate dunque che i cani siano combattenti superiori. Sì, certo. Beh, prendi il sasso. Prendi il sasso. No, e dai però, Russell. Russell, Dio mio. Sì, certo. Pezzo per pezzo sta roccia. Appena arrivati, neanche... neanche il tempo di spammarsi. Date a me il pennuto. Sì, guarda, te lo do subito l'uccello. Bastardo? Arrendetevi. Spero di aver fatto in tempo a tirare fuori il frutto. No. Ma che fa? Vabbè. Allora. Certo, come no. Bravo, allora carica il sasso. Dove è volato il sasso, scusami? E Kevin è sceso. Scesa. Kevin, sei libera. Vabbè. Ci sta. Che culo. Per 27 secondi ce l'abbiamo fatta.